tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Latitante bosniaco catturato a Bellocchi di Fano, feriti due agenti di polizia che lo avevano portato in questura per accertamenti. Incidente a Cerasa di San Costanzo, un bambino è stato investito da un'auto, ora si trova ricoverato al Salesi di Ancona. Presentato il programma del Carnevale di Fano, dopo il telegiornale in studio, la presidente dell'ente carnevalesca Gian Marioli. Ecco il barometro delle cipolle che per il 2017 indicano una primavera con tanta pioggia e un'estate piena di sole, inverno ancora con freddo e neve. Sapori e motori, compie 10 anni, il fondatore lascia il timone della manifestazione ma annuncia grandi novità per l'edizione di quest'anno. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. È stato catturato a Bellocchi di Fano un latitante bosniaco ricercato dalle autorità italiane per vari reati. Durante l'arresto l'uomo ha aggredito i poliziotti e li ha mandati all'ospedale. È stato arrestato dagli agenti delle volanti dell'anticrimine del commissariato di Fano un pericoloso latitante di origini bosniache su cui pendevano provvedimenti di carcerazione emessi dalle autorità giudiziarie di Roma per un totale di 3 anni di reclusione a causa di diverse rapine con sequestri di persona ai danni di autotrasportatori di cui si era reso protagonista. L'uomo, un 29enne, è stato catturato lunedì scorso dopo alcuni controlli eseguiti nella zona di Bellocchi in 4 camper sospetti, abitati tutti da nomadi e tutti quanti originari dell'ex Jugoslavia e provenienti dal litorale romano. La decisione degli agenti di portare i 4 uomini in commissariato a Fano fa scatenare la furia dell'uomo che, per sottrarsi agli agenti e darsi alla fuga, scarica sui poliziotti calci e pugni con estrema violenza, al punto che entrambi gli agenti, colpiti al costato, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari e hanno riportato entrambi 30 giorni di prognosi. Ora il 29enne per lesioni a pubblico ufficiale, i precedenti, le false generalità e la resistenza all'arresto è stato condotto nel carcere di Villa Fastici a Pesaro. C'è stato un incidente oggi pomeriggio, poco dopo le 14, nel tratto di statale di strada che da San Costanzo va verso Cerasa, in località Divino Amore. Un ragazzino di 13 anni era in bicicletta mentre procedeva appunto sulla strada ed è stato urtato per causa ancora in fase di accertamento da un'auto condotta da una donna di 33 anni del posto mentre stava facendo rientro a casa dopo il lavoro. Nessuna conseguenza, per fortuna, grave per il bambino che dopo l'urto si è prontamente rialzato da solo, ha detto di voler fare rientro a casa proprio lì di fronte al luogo dell'incidente dove abita nelle case popolari insieme alla madre e ai fratelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Costanzo e i sanitari del 118 che hanno disposto però il trasporto in eliambulanza al Salesi di Ancona per accertamenti. Il ragazzino, dalle ultime informazioni giunte dal nosocomio anconetano, il 13enne è in buone condizioni di salute. Cambiamo argomento, adesso parliamo del Carnevale di Fano. Mancano 18 giorni alla prima sfilata e questa mattina l'ente carnevalesca ha presentato il programma ufficiale della manifestazione. Salve o Fano, si intitola la partitura datata 1889 della marcia dedicata al municipio fanese, rintracciata nella biblioteca federiciana e riadattata per l'occasione, eseguita da un quintetto d'archi più flauto traverso dell'Orchestra Sinfonica Rossini nella Sala della Concordia per la presentazione ufficiale del Carnevale 2017 di Fano. Il programma della manifestazione è nel sito della Carnevalesca e consultabile da tutti, ma l'occasione non era quella di fare un mero elenco
l'elenco di tutto quello che in mesi e mesi di lavoro il direttivo dell'ente ha programmato per questa nuova edizione della manifestazione. Più significativo era tracciare la filosofia e le linee culturali di questa edizione per il carnevale più coinvolgente e condiviso possibile da tutta la cittadinanza. Oggi è stata una bellissima giornata, un bellissimo incontro, molto partecipato, e questo significa che la città comincia a capire che il carnevale è partecipazione, questo è quello che volevamo. Abbiamo cominciato a seminare, e qualche frutto si comincia a raccogliere. Io so benissimo che i cambiamenti sono difficili, magari fanno un po' paura, però insomma penso che se la città ci darà fiducia noi non vi deluderemo, sbaglieremo delle volte, recupereremo, ma assolutamente cercheremo che faremo in modo che il carnevale sia partecipato al massimo e torni ad essere della città. 3 settimane di eventi, veglioni, sfilate, manifestazioni ed un argomento per settimana, e poi la sfilata dei carri la domenica a conclusione del tutto. Questa l'ossatura principale della manifestazione. Il carnevale è teatro, il tema della prima settimana, con l'immancabile e scontato riferimento al carnevale di Dario Fo, con ospite Mario Pirovano, che sta portando in scena in questo periodo l'opera del premio Nobel Mistero Buffo. Poi, nella seconda settimana, spazio alla creatività nello sport, con la pluricampionessa di scherma Valentina Vezzali. E poi l'ultima settimana, dove la creatività sarà la padrona del tema in tutte le sue forme e declinazioni, con ospiti a sorpresa, magari con un tuffo nei cartoons. È un carnevale che ormai ha raggiunto la maturità, non dimentichiamo che il carnevale più antico d'Italia, d'Europa e quindi del mondo, ma che ha avuto sempre la capacità di innovarsi, rimanendo anche legato a quelle che sono le sue radici. Tutto è pronto, tantissime le iniziative che consentiranno di vivere il carnevale non soltanto la domenica durante le sfilate, ma con tante altre iniziative, e l'invito a tutti di partecipare al carnevale di Fano. I bambini provenienti dalle zone terremotate arriveranno a Fano grazie all'interessamento dell'onorevole Lara Ricciatti, dei servizi sociali del comune di Fano e dell'opera Padre Pio. Carnevale di Fano è una risorsa per tutta la Regione Marche. Il carnevale è sostenuto dalla Regione perché è un'occasione per la città, ma è una grande occasione per far rialzare la nostra Regione, che purtroppo è ancora in ginocchio a causa del terremoto. Adesso il barometro delle cipolle, che questa mattina ha dato il suo responso per il 2017. Vediamo allora che cosa ci attende, che cosa ci riserva il meteo secondo un'antica tradizione contadina. Emanuela Forlini, insegnante elementare di Urbania, incarna nello spirito e nella pratica un'antichissima tradizione, tenendola viva ormai da molti anni. Le previsioni del tempo per il nostro territorio attraverso 12 spicchi di cipolla. Oggi, 25 gennaio, è il giorno delle cipolle d'Urbania. La maestra elementare, riprendendo un antico rituale tramandato dal padre e prima ancora dal nonno, espone sul davanzale della finestra, nella notte tra il 24 e il 25, 12 spicchi di cipolla bianca cosparsi con un pizzico di sale. L'umidità, la temperatura, il vento, l'esposizione della finestra d'oriente ed il modo in cui il sale si è disciolto determinano dei mutamenti nelle parti di cipolla che, interpretati da Emanuela, daranno il responso a partire da gennaio, perché ogni spicchio rappresenta un mese. Vediamo ora, mese per mese, che cosa hanno suggerito le cipolle d'Urbania. Gennaio, il freddo continua con le tipiche punte dei giorni della merla. Febbraio, il mese prosegue freddo e con possibili nevicate. Marzo, in questo mese sono previste piogge e neve fino alla fine dell'inverno. Aprile, variabile, con pioggia diffusa durante il mese. Maggio, molto piovoso. Giugno, l'estate inizia con il tempo molto bello. Luglio, caldo e giornate con molta luce e tipicamente estive. Agosto, caldo e sole per tutto il mese. Settembre, l'estate prosegue bella. Ottobre, autunno che inizia mite, poche le piogge e solo negli ultimi giorni del mese. Novembre, nebbie, scarse piogge ma con temperature rigide nella seconda parte del mese. Dicembre, freddo, congelate fino alla fine dell'anno.
Allora staremo a vedere. Intanto sappiamo che a luglio ci sarà il bel tempo e a luglio c'è anche Sapori e Motori. Sapori e Motori che compie 10 anni. Quest'anno il fondatore ha deciso di lasciare il timone della manifestazione, ma annuncia grandi novità. Sapori e Motori si presenta con diverse novità per la prossima edizione e qualche addio. Il suo mentore e patron Pedini, nella conferenza stampa di presentazione, annuncia il suo defilamento dalla direzione della manifestazione. Dopo tanti anni è ora di lasciare spazio a giovani idee ed energie, spiega con gli occhi lucidi colui che l'ha vista crescere e diventare ciò che è ora, una delle manifestazioni motoristiche più di richiamo della costa adriatica. Sto iniziando a lasciare l'evento in quanto credo di lasciarlo in buone mani a dei professionisti che riescono a creare, oltre a una bella iniziativa per la nostra città, anche un ottimo volano economico appunto per il territorio. Altro elemento di assoluta novità, un ulteriore slittamento di data. Dopo il fortunato esperimento estivo dello scorso anno, l'edizione 2017 si farà a luglio, il 7, 8 e il 9, con un sabato sera da scintille, è il caso di dire, con molti elementi di novità, confermato il raduno delle Harley Davidson e il track food di qualità, ma anche prodotti selezionatissimi del territorio, ma tanto, tanto sport a 360 gradi. Attesa anche una guest star che farà da madrina alla manifestazione, ma su questo ancora bocche cucite. Il nostro interesse è quello di coinvolgere il più possibile le persone che verranno sul lungomare, quindi in qualche modo verranno per la spiaggia, per l'estate, quindi tanta attività anche sportiva. Quindi ampliamo un pochino il raggio d'azione. Quindi di conseguenza anche la parte serale, quindi la parte notturna, organizzando una festa, un party, chiaramente che sia il più divertente, il più piacevole possibile. Tra poco le previsioni del tempo, poi la pubblicità e restate con noi, torneremo in studio per parlare del Carnevale di Fano. A tra poco.